Bene, allora grazie Bene. e benvenuti a tutti a questo live talk di R2B sul tema della logistica post-Covid, impatti e nuovi trend. Abbiamo un lieve ritardo e mi scuso, cercheremo di essere più serrati e partirei quindi rapidamente con le presentazioni. Il tema è il tema della logistica, quindi parliamo di merci, parliamo di in particolare gli impatti e i nuovi trend, e rispetto ai nuovi trend ci focalizziamo con appunto gli interventi che vedete da parte degli speaker che vedete sul tema dell'e-commerce e in particolare il tema dell'impatto dell'e-commerce sulla logistica. Di e-commerce si parla molto, se ne parla diciamo in termini di crescita dei volumi e di impatto delle vendite delle piattaforme online di beni e servizi sul commercio tradizionale, GDO e commercio al dettaglio. Se ne parla molto come nuovi modelli di business, un po' meno come impatti sulla logistica. Oggi quindi parliamo di questo con Nicoletta Basile, che è l'amministratore delegato di IKEA Italia Distribution, quindi vede una parte importante della logistica sul mercato Italia, non solo perché servono anche buona parte dell'ISMED, in parte il Far East, e presidia, diciamo, fisicamente è collocata nella piattaforma di Piacenza che credo tutti conosciate, la piattaforma IKEA. Arturo Iannotti, invece, gruppo Poste Italiane, è il Market Data Analyst Manager del gruppo e sta, come gruppo Poste Italiane, presidiando in modo molto attento la logistica, che è fonte di investimenti importanti da parte del gruppo e anche una continua evoluzione anche dei modelli volti a inseguire questo processo. Per certi aspetti schizofrenico dell'e-commerce. Claudio Franceschelli invece è un'altra voce, che è la voce della logistica, nel senso che è un operatore logistico importante, presidente del gruppo One Express, che è il network del pallet espresso, ovvero quel circuito che aggrega piccole quantità e le circuita su tutti i mercati europei, quindi ha anche una prospettiva europea. Network del pallet espresso, perché ovviamente sono consegne veloci e per questa ragione vede una parte, una porzione significativa di e-commerce dal lato dell'operatore logistico. Io sono Andrea Bardi, invece, modero e faccio questa breve introduzione per poi passare la parola ai nostri speaker. Sono il direttore generale di TL, che è l'Istituto Trasporti e Logistica della Regione Emilia-Romagna. Io metto subito sul tappeto tutti i temi che, secondo me, dal mio punto di vista, sono rilevanti rispetto agli impatti dell'e-commerce sulla logistica, partendo appunto dal tema dei trend dell'e-commerce, dal tema del modello logistico, che è modello sottostante a il modello di servizio che è funzionale a corrispondere appunto tutto il processo fisico e informativo che sottende la consegna delle merci attraverso la vendita online. Il tema del contesto competitivo, perché questo è un tema importante, l'e-commerce cambia lo scenario competitivo del settore della distribuzione e la logistica è una logistica che deve rispondere a esigenze e con modalità spesso diverse in virtù di quello che l'e-commerce richiede come risposta al mercato. E in ultimo, un tema importante, la logistica e trasporto è, diciamo, come sappiamo, un servizio impattante da diversi punti di vista, dal punto di vista dell'inquinamento, delle congestioni, dei consumi energetici e anche del consumo del suolo. Quindi il tema della sostenibilità e come porsi l'obiettivo di attivare una crescita sostenibile anche accompagnata da una logistica green e quindi sostenibile è un tema importante. E quindi questi sono i quattro temi che affronteremo con i nostri ospiti per cercare di raccogliere il quadro il più possibile completo.
Dal punto di vista dei trend, velocemente, numeri importanti, 3.000 miliardi di euro, la fetta prevalente, quasi il 45% lo fa la Cina, l'Italia pesa un 1%, 30 miliardi di euro, poco in termini ovviamente complessivi, ma in Europa abbiamo un peso e stiamo crescendo molto rapidamente. È relativamente recente questo processo della crescita esponenziale dell'e-commerce. Nel 2017, quindi da relativamente poco tempo, è avvenuto un passaggio importante, cioè c'è stato il sorpasso dei volumi di vendita online di prodotti rispetto ai volumi di vendita online di servizi. L'e-commerce nasce con vendita di servizi aerei, di prenotazione turistica, biglietti del treno, eccetera. Questa è dal 2017, scusate, la parte minoritaria. La parte prevalente è la parte prodotti, e dietro la distribuzione dei prodotti, evidentemente c'è trasporto, logistica, movimentazione, tutto quello che sottende la gestione di questo processo. Importante, negli anni recenti abbiamo un trend molto significativo, abbiamo una crescita che è un passo molto sostenuto, l'e-commerce cresce 2019-2020 su questo biennio a doppia cifra, al 20%, complessivamente i prodotti, stiamo parlando di questo, cubano 18 miliardi di euro, oggi quindi siamo quasi su intorno al 60%, 60-40 prodotti e servizi. All'estero la proporzione è 70-30, quindi questa crescita in termini relativi della quota dei prodotti rispetto ai servizi crescerà ulteriormente in Italia. Abbiamo in particolare all'interno di questa crescita consistente il food and grocery che sta esplodendo. Abbiamo questo, diciamo, pre-Covid, abbiamo una crescita del food and grocery che è intorno al 55%, pur pesando ancora molto poco in termini di volumi di ricavi, ma è una crescita veramente consistente. Ovvio e scontato dirci, ma lo menzioniamo, la logistica e l'e-commerce, con la logistica che ha seguito, perseguito, inseguito in qualche misura per certi versi questa crescita esponenziale, diciamo, intervenuto in modo dirompente nel periodo Covid. Ci sono stati dei picchi, il picco più significativo che abbiamo registrato è quello di aprile, durante la quarta settimana di lockdown, l'e-commerce è cresciuto del 300%. Quindi la logistica, come sapete, ha faticato molto, ma è riuscita a corrispondere a questa vera e propria esplosione. Ci diciamo che è un processo che il Covid ha accentuato, è un processo già in atto. Probabilmente il Covid dà e ha dato e darà un impulso ulteriore alla crescita dell'e-commerce. Crescita dell'e-commerce che ha un impatto, come dicevamo, importante sul modello logistico, anche per come funziona. Oggi oltre l'80% delle spedizioni sono ordinate online, il che significa che abbiamo consegne a domicilio, il che significa che c'è un furgone che consegna presso il domicilio, con livelli di servizio sempre più spinti, si veleggia sulla consegna entro lo stesso giorno, fino allora, e con logiche quindi di grande pressione sui tempi e anche di grande flessibilità e resilienza. Adesso si lavora come sapete, sulla consegna dinamica, cioè sulla consegna che non è congelata nel momento dell'acquisto, ma cambia a seconda degli spostamenti e delle esigenze nelle ore successive all'ordine del consumatore, che a quel punto può cambiare in modo dinamico la decisione rispetto al luogo, ai tempi e ai modi della consegna. Pervasività, nel senso che abbiamo un online che non è online, ma è pervasivo nel senso che è un'integrazione tra online e offline, lo vedremo con IKEA, le catene e il circuito della distribuzione tradizionale di dettaglio, grande distribuzione, il mondo dei grossisti sta molto riorganizzando, spingendo sull'e-commerce, cogliendo le opportunità dell'e-commerce con una logica di omnicanalità, quindi online che si integra con l'offline. Questo è importante perché abbiamo modelli sempre più fluidi dove
compro online e ritiro in negozio, vedo il negozio e me lo faccio consegnare online, o forme ibride, come vedremo nel caso dei locker, di cui Poste ci racconterà anche situazioni dove compro online, vado al lavoro, ritornando a casa in uno spostamento casa scuola, casa lavoro, faccio un pit stop, un drive-through a un locker e faccio io il prelievo del prodotto in consegna su un locker. Questo evidentemente è una strada con grandi impatti anche di alleggerimento del carico, perché non è più una consegna presso i singoli domicili, ma su un numero minore di punti, distribuiti sulla città. Comunque, un modello che è molto pressante, molto sfidante anche per il reso. In certi settori arriva fino al 30%, sappiamo che è una policy perseguita, non è più un problema quello del reso da dover gestire, ma è visto spesso come un'opportunità, cioè le aziende spingono sul reso, nel senso che poi il prodotto se viene consegnato si prova, si provano anche più prodotti, si sceglie quale comprare e si restituisce. È quello che invece non si desidera acquistare. Quindi è una policy su cui si spinge molto, anche in questo caso, grandi impatti sulla logistica. Moltiplicazione dei punti di consegna, dei circuiti logistici che con l'omnicanalità, quindi l'offline, l'integrazione l'offline-online, complica molto la vita, IKEA ce lo racconterà, credo, del logistico. E anche le tipologie di prodotti. Oggi l'e-commerce non riguarda solo i parcel, i pacchi, come era un tempo, ma riguarda molto altro. Ed è anche un driver di innovazione, digitalizzazione e anche di nuovi modelli di business. E qui il tema dei dati e del loro utilizzo è un tema rilevante. Ovviamente nel mondo dell'e-commerce, in questa crescita dirompente, dove ci sono dei player che sono dei giganti del web. Ovviamente è uno scenario dove ci sono winner e losers, nel senso che non è l'effetto e le ricadute non sono invariate sul mercato. Pensate che sull'e-commerce la logistica è un tema anche di impatto economico molto significativo e quindi è una variabile di costo che è molto attenzionata dagli operatori del settore. Last mile, che è l'ultima parte appunto della consegna finale nel ciclo logistico, che è un ciclo logistico spesso globale, il last mile cuba in termini di incidenza di costo spesso il 50% del costo totale della spedizione, il che capite bene ha una rilevanza significativa. Considerando anche che i colossi del web ovviamente spingono su queste prestazioni a livello di servizi estremo anche per spiazzare i competitor e il consumatore si sta alfabetizzando e abituando a questi standard e livelli di servizio. Pensate che ormai negli Stati Uniti il 50% degli acquirenti di prodotti online abbandonano se gli viene proposto un acquisto con un costo che giudicano eccessivo di trasporto, oppure se non c'è un'offerta di trasporto, tra virgolette, gratuito, perché ovviamente gratuito non è, ma questa è una deliberata strategia per evidentemente spiazzare i competitori e in particolare il commercio tradizionale. L'esempio di Amazon Prime è l'esempio più chiaro. E sta crescendo in modo molto consistente con questo modello e con questa finalità, fino ad arrivare a degli estremi che possono addirittura andare oltre la consegna in un'ora. Tutto questo con significative ricadute anche sulla logistica, perché la piattaforma, il colosso Amazon che muove volumi imponenti e è diventato anche operatore logistico, nel senso che ha fatto forza su questa leva di domanda, anziché comprare dal Corriere Espresso servizi, si è fatto operatore logistico. Tenete presente che nel 2016 le tre aziende ragioni sociali in Italia di Amazon Logistica e Trasporti fatturavano sia come conto proprio che come conto terzi 130 miliardi. Oggi, o meglio, scusate, 2018 erano già arrivati a 500 milioni di euro, scusate, 130 milioni di euro
e 500 milioni di euro nel 2018 come somma di conto proprio e conto terzi, quindi trasporti fatti per i propri prodotti, prodotti venduti con Amazon e conto terzi anche, ovvero servizi che Amazon Logistics presta a terzi. Quindi anche sul mondo dell'offerta di logistica questo scenario è uno scenario che non è indifferente rispetto all'esito che questo trend può derivare e portare. In ultimo, gli impatti sulla sostenibilità, parliamo di sostenibilità, quindi parliamo degli impatti del trasporto e della logistica, li abbiamo menzionati, sono diciamo di diversa natura, energetica, ambientale, il suolo, il suo consumo. E quindi c'è un tema che dobbiamo porci, anche in ragione del fatto che previsioni e scenari dei trend principali che ci vengono raccontati descrivono una crescita molto importante del fabbisogno di trasporto merci in città, soprattutto in ragione della crescita dell'urbanizzazione delle città che diventano sempre più grandi, le metropoli crescono di dimensioni, è una delle tante previsioni. Stima un volume che triplica da qui al 2050. Potete immaginare anche per una distribuzione che ha quella esigenza di rapidità e velocità che dicevamo prima. Non a caso crescono, e questo già lo vediamo oggi, cresce un fabbisogno di metri quadri, di spazi, di stoccaggio prossimi alla città, perché per corrispondere a quei livelli di servizio ed essere così rapidi per poter consegnare un'ora, tu devi avere per forza un polmone in città. E questo, con questi volumi di crescita, è un problema anche in termini di consumo del suolo, suolo che non abbiamo. Quindi è un tema anche di riorganizzazione della logistica per essere meno impattante anche da questo punto di vista. Ovviamente c'è un last mile e c'è un very last mile che rispetto alla sostenibilità, scusate, è scomparso. Spero che siate ritornati a vedere. È scomparso lo schermo. Torno all'ultimo punto che stavo trattando. Dicevo, il very last mile nella logica della sostenibilità e della distribuzione, soprattutto in città, vediamo forme più agili che non sono il furgone inquinanti, ma sono mezzi elettrici possibilmente, non solo bici, ma anche veicoli alternativi a metà tra la bici e il furgone. Crescono in modo importante tutto il mondo dei delivery point per ottimizzare, ridurre i punti di presa e consegna e quindi diciamo, cedere in parte all'acquirente un ultimissimo miglio che a quel punto, prelevando dal locker, è il consumatore stesso che gestisce. Click and collect, click and drive, lockers e quindi tutto un ventaglio di opzioni che sono anche opzioni di risoluzione di un problema di congestione e di distribuzione lungo un arco temporale della giornata meglio distribuito per ridurre i picchi rispetto agli spostamenti propri di una città, soprattutto casa scuola, casa lavoro. In un scenario dove di nuovo c'è il tema energetico, c'è il tema dell'impatto ambientale, per gli operatori c'è anche un tema per la città di spazi, che è un problema, ma è anche un'opportunità, nel senso che nuovi spazi per una distribuzione più leggera possono generare opportunità anche di rigenerazione di luoghi e di spazi oggi inutilizzati e da riqualificare, anche ragionando su un'ipotesi forse più coraggiosa e più ardita anche di verticalità e quindi crescere anche verticalmente per un miglior utilizzo degli spazi. Ovviamente i temi propri energetici e dell'impatto in termini di emissioni degli operatori logistici è altrettanto significativo perché il magazzino ovviamente è anche una risorsa per la produzione di energia e per andare verso un magazzino carbon neutral, quindi che ha impatto zero dal punto di vista delle emissioni e ovviamente dal punto di vista del trasporto e dal punto di vista dei mezzi, con un parco circolante che se pensiamo all'e-commerce, se pensiamo al commercio, li vediamo circolare, un parco circolante assolutamente da svecchiare, quindi l'impatto è un impatto dal punto di vista dell'inquinamento molto significativo. Ho messo tutti i temi sul tappeto, giusto perché poi si possano riprendere
dai nostri tre ospiti, che sono sicuro ne coglieranno diversi. Vorrei partire con un primo giro di riflessioni rapide per provare a essere interattivi e diciamo, fornire una serie di pillole rispetto a questi temi, rispetto a come li vedete e come questi che temi si calano nella vostra realtà. Partirei da IKEA, che sta spingendo molto sull'e-commerce ed è un caso appunto di forte integrazione dell'e-commerce col circuito tradizionale. Chiedo a Nicoletta Basile quanto è cresciuto e come in prospettiva dentro il mondo IKEA crescerà l'e-commerce. Allora, sì, buongiorno a tutti. Diciamo che il Covid ha sicuramente contribuito nel modificare, come dire, gli aspetti emozionali e direi anche razionali delle persone e dei consumatori, dando una forte spinta, no? Ai bisogni di accessibilità e direi anche di interazione con il mondo del retail, in maniera forse diversa rispetto a prima, no? Cercando una maggiore vicinanza. Sicuramente la trasformazione dell'e-commerce iniziata già in precedenza per IKEA ha comportato e sta comportando tuttora una trasformazione vera e propria del modello di business. Rimane sempre IKEA ispirata chiaramente alla stessa visione, al sogno, no? Che è quello di creare una vita migliore per la maggioranza delle persone attraverso il proprio design democratico, ispirando e semplificando il modo di vivere la casa per tutti noi, per le persone, ma IKEA si sta anche, come dire, profondamente rinnovando proprio perché cambiano i bisogni delle persone, una popolazione sempre più urbana, anche tu hai toccato tanti temi, con città sempre più grandi, ma spazi domestici sempre più piccolini, arrivando ai consumatori, poi dove i consumatori si trovano, quindi nei centri città, nei canali digitali, con il bisogno che hanno di servizi di consulenza e molto personalizzata. Quindi, a fronte di questo cambiamento completo, no, nel paradigma del mondo del retail, che ha introdotto, no, dei cambi di direzione sui quali lavorare, uno sicuramente creare un'esperienza digitale che sia il più possibile unica e facile, la seconda, e ve ne dico soltanto alcune, creare una nuova IKEA nei city center, quindi con nuovi format e meeting point, quindi magari, no, punti di incontro un po' diversi da alcuni dei negozi come un po' li conosciamo, di grandi dimensioni, e oltre che chiaramente la terza parte importantissima, creare poi un movimento che abbia un impatto positivo sulle persone e sul pianeta. Nell'anno fiscale precedente, che ha considerato e ha registrato una crescita del 50% nelle vendite online, vende online oggi in tutti i 30 paesi nei quali opera e in cui opera tra l'altro con 374 negozi. Quindi rimane il negozio, il meeting point pensato e rimodulato, quindi diverso dal precedente, ma rimane comunque un aspetto importante dell'esperienza del cliente che sempre di più dovrà, come dire, essere trasversale sul canale fisico, sul canale digitale, la capacità di offrire un'esperienza che non sia solo di acquisto, no? Ma anche di, come dire, di relazione più easy, facile, che dia soddisfazione, ispirazione indipendentemente dal percorso, quindi canale fisico, canale digitale, questa è la grande sfida, il nostro grande obiettivo. Chiaramente questo che deve portare a rendere no, l'IKEA, ma come tanti altri retail, sempre più accessibili, sempre più convenienti, anche sostenibili, ha stravolto in maniera importante anche quelle che sono le logiche della supply chain, che devono lavorare nella stessa direzione, quindi garantire accessibilità, garantire la convenienza dell'offerta e garantire la parte di sostenibilità. Ecco, questa integrazione tra questi due mondi e il fatto che lavorino in maniera, come dire, sinergica è un pochino, noi pensiamo, la chiave di volta, tant'è che ragioniamo in un'ottica di customer fulfillment quando parliamo dei processi logistici, no? Quindi devono lavorare in modo tale da
offrire e da contribuire a quella che è l'esperienza del cliente in base poi, no, alle, appunto, come ho detto, accessibilità, convenienza e sostenibilità. L'ultima cosa, poi lascio la parola ai miei colleghi, c'è sicuramente una trasformazione anche dell'organizzazione dei modi di lavorare, quindi questo richiede di essere molto più semplici, di fare le cose in maniera diversa, di essere più agili e anche un po' di stimolare quella che è un po' la co-creazione dei nuovi approcci e delle nuove modalità. Un po' il Covid ci sta insegnando, no? Che, come dire, la volatilità è ancora più accelerata rispetto al passato. Il customer journey che conosciamo oggi sappiamo già che sarà differente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Quindi questa incertezza richiede grande agilità e anche un po' la capacità di affrontare questa nuova normalità. Con la capacità proprio di poterla, come dire, affrontare, gestire, modificare e inventarsi sempre nuove soluzioni, nuovi approcci. Questo soprattutto nel mondo della supply chain e della logistica. Ecco, grazie Nicoletta. Faccio diciamo, analoga domanda a Claudio Franceschelli, dal punto di vista ovviamente di un operatore logistico importante che ha l'orizzonte europeo, condensando magari i due punti che abbiamo toccato e che ha menzionato anche Nicoletta. Come vede l'e-commerce oggi e in prospettiva rispetto al caso specifico dell'operatore One Express e quali competenze? Come impatta l'e-commerce nella logistica in termini di nuove competenze? Ok, buongiorno a tutti, intanto buongiorno, cercherò di essere velocissimo. Allora, ho guardato le slide, facevi riferimento al 2050, credo che ti toccherà lavorare per cambiare perché il Covid è stato un acceleratore bruciante nelle decisioni e nei cambiamenti. Oggi le parole d'ordine sono velocità e espresso. Io ho la fortuna di essere presidente della One Express, che è l'unico pallet network in Italia a fare il pallet espresso. Non è che facciamo solamente noi il pallet espresso, perché c'è altre aziende che fanno l'espresso, ma noi siamo gli unici specializzati nel pallet espresso. Allora, numeri. Aprile meno 42% l'attività lavorativa, perché molte aziende di produzione erano in lockdown. Maggio ho anche recuperato un 20%. Giugno è ripartito come prima. Noi giugno di quest'anno è già come giugno dell'anno scorso. Che cosa è cambiato? Semplicemente l'e-commerce. Le aziende stanno vendendo molto più e-commerce, i numeri che tu hai dato credo che forse sono anche sottovalutati, ci arrivano tutti i giorni da parte dei nostri affiliati richieste di aziende di e-commerce che stanno vendendo e-commerce, quindi merce su pallet che vogliono e devono essere consegnate a dei privati. Quindi da parte nostra dobbiamo cambiare molto in che cosa? Che cerco di stringere. E i nostri affiliati sono dei trasportatori, molto bravi sul territorio locale, non ci pensavano neanche fino a poco tempo fa di fare delle consegne ai privati. Oggi, se vuoi stare in piedi, devi farle anche ai privati. I numeri che ci stanno arrivando, ho fatto 100 le spedizioni, siamo già arrivati a un 15 e in Europa, come tu mi chiedevi, prima ho visto UK, perché UK è abbastanza avanti nel mondo dell'e-commerce, sono già al 25% della merce trasportata su pallet. Quindi c'è un'accelerazione bruciante e noi questo fortunatamente lo stiamo cogliendo. Cosa vuole però l'operatore che vende la merce su e-commerce? E allora vuole intanto la velocità, l'espresso, tempi di resa velocissimi, vuole un servizio e anticipo. Forse la cosa importante è la parte informatica, perché noi stiamo veicolando, oltre che le merci, le informazioni. Chi spedisce tramite e-commerce ha bisogno della tracciabilità, ha bisogno delle informazioni. Ci stiamo avvicinando a quello che è il mondo del parcel, perché anche noi ormai lavoriamo, i nostri autisti lavorano con il telefonino, chiudono le spedizioni sul telefonino in tempo reale, e chi ha spedito vede già quando è arrivata la roba, chi il destinatario sa quando gli arriva la merce. E con il telefonino ormai facciamo anche i danni, i resi, tutto quello che ci va dietro. Ecco, quindi sta cambiando molto, dobbiamo cambiare la pelle, dobbiamo cambiare la testa dei nostri operatori e consegnare dai privati, c'è tutta una serie di attività non banali, fra cui anche le consegne al sabato e alla domenica. Insomma, il mondo cambia e chi vuole scommettere sul futuro deve cambiare. Grazie a Claudio. Chiedo a Arturo, dal suo punto di vista, quindi gruppo Poste Italiane,
Stessa domanda, e-commerce con diciamo una riflessione in particolare rispetto al tema della città e anche delle competenze, se vuoi dirci qualcosa anche rispetto al tema dei dati, che è la tua area di responsabilità, in quanto tutto questo volume di merci trascina informazioni che sono gestite, sono opportunità di sviluppo e crescita che vanno utilizzate. Il gruppo Poste su questo sto lavorando molto. Prego, Arturo. Grazie, buongiorno a tutti. I due punti, diciamo, su cui ci stiamo confrontando, no? Come sta impattando l'e-commerce sulle nostre aziende o sul sistema paese e come, diciamo, dobbiamo fronteggiare questo cambiamento di cultura accelerato, come giustamente già stato detto, da questa pandemia, sono due temi molto molto sfidanti, perché la nostra azienda ha qualche anno di storia, più di 150, e siamo nati portando posta, lettere, no? Messaggi, facciamo comunicare il paese. Non voglio fare nostalgia o portarvi tanto in là con gli anni, solo per spiegare come quella rete capillare, puntuale, siamo in tutti i comuni d'Italia, che prima assicurava la comunicazione, oggi sta assicurando un passaggio di, diciamo, cultura, la sta avvicinando al digitale, sta avvicinando le persone al digitale. E quindi quell'essere vicini alle periferie, sebbene è in corso una profonda urbanizzazione, il tuo punto è ben posto, credo che sia indiscutibile, e anche la strategia di IKEA che va verso i city center e quella è giusta, è là che sono le persone. Noi, diciamo, abbiamo mantenuto il presidio, l'impegno ad essere nei piccoli comuni, e in questi comuni abbiamo investito molto anche in termini di, diciamo, punti di raccolta e di smistamento. Per arrivare poi nelle grandi città, dove noi chiaramente abbiamo fatto una prima operazione di allargamento della nostra value proposition. Avevamo gli uffici postali e i nostri postini, sono 30.000 postini e 12.800 uffici postali, una rete ampiamente capillare. Tuttavia, diciamo, abbiamo colto, no, il bisogno del cliente di essere in mobilità e di raggiungere in mobilità, e quindi abbiamo aperto, attivato una rete di punti di consegna che si chiama Punto Poste. Oggi sono circa 7.400 i punti di consegna che Poste ha attivi tra bar, tabacchi, edicole. E ha realizzato e ha in campo oltre 350 locker, quindi armadietti, macchine self-service, dove c'è, come tu raccontavi, una grande autonomia nel ritirare e consegnare. E molti nostri clienti sono venuti da noi e hanno, come dire, aderito alle nostre offerte proprio per la capacità di gestire il reso. Come tu dicevi, il reso oggi è una criticità importante per chi vuole fare e-commerce. Fare il try and buy, te ne mando tre capi e poi tu mi mandi quelle che non ti servono, è un investimento in termini di capitale circolante. Io devo avere delle scorte in più perché tu devi decidere quale pezzo vuoi e a me mi costa. Quindi se io ho un reso, un processo di reso robusto che divengo sempre più vicino a dove sei, miglioro, riduco i tempi di reso, riduco l'impatto sul circolante e me lo posso permettere. Altrimenti non è per tutti poter mandare tre taglie a casa e aspettare che il cliente quando ha voglia ce le rimanda a casa, no? Per un tema proprio di sostenibilità. E questo percorso quindi ci ha portato a fare dei grandi ragionamenti sui dati, come tu dicevi. Abbiamo implementato ed è in campo un sistema di routing automatizzato che è guidato da algoritmi che ci permette quindi di ottimizzare i giorni del postino o del corriere. Come voi sapete, il nostro gruppo è l'unione dei postini e di SDA, di SDA, con i veri e propri corrieri tradizionali, no? E questo percorso di ottimizzazione delle loro giorni ci permette di essere più efficienti e ci permette di essere più efficaci. Diciamo, la percentuale di consegna al primo tentativo oggi è diventata la chiave del successo dell'e-commerce, sia per il merchant, perché vuole sapere da noi: me lo porti sto pezzo a casa di Arturo domani? E non deve essere un boh come risposta, risposta deve essere sì, al 93%, al 95%. Là allora il merchant fa business. Se gli dici boh o gli dici 60%, è chiaro che non sei efficace e il business non ti segue. Ancora sui dati, poi mi passo la parola perché abbiamo avuto poco tempo e quindi ci accorciamo anche noi tutti.
Ancora sui dati, la costruzione della nostra rete di locker e punti di consegna, counter, è avvenuta attraverso la costruzione di algoritmi di geo-intelligence, è proprio un ambito di competenza che presidio personalmente col mio team, ma fondamentalmente che abbiamo detto, dove sono le persone, dove vanno, qual è la loro journey, quali sono i loro punti di aggregazione. Se io per andare da qua in centro faccio la Colombo, che è una strada che porta verso il centro della città di Roma, non posso che presidiare quel percorso con un locker o con un counter. Se io lo metto in un parcheggio desolato, non sarò di interesse per il mio cliente e il cliente non avrà un servizio. Quindi non ho messo la mappa, ce l'ho poi casomai in chiusura, la vediamo, per mostrarvi Bologna com'è coperta dei nostri servizi e in base anche alla densità abitativa, noi abbiamo declinato una rete, la stiamo attivando sempre più proprio su dove sono le persone, dove risiedono e dove si spostano, perché dobbiamo dare a 5 minuti un punto di consegna di poste. Devi fare al massimo 5 minuti e devi avere un punto nostro a disposizione, che sia un ufficio postale, che vengo a casa tua col postino o che tu vai in un bar, deve essere 5 minuti. Ed è quella la rete a cui stiamo guardando. Quindi molti dati, statistica, algoritmi, machine learning e data science, per dire dei titoli che non erano della logistica fino a qualche anno fa e che erano più dell'informatica, casomai, no? O del web, dove c'era molto crawling di dati. Oggi si sta spostando molto e fortemente anche sulla logistica, che richiede quindi queste competenze. E questo ci dice molto sulle competenze nuove per la nuova logistica. Parlando di nuova logistica, vi chiedo veramente un giro flash veloce. Parliamo di crescita dirompente dell'e-commerce e lavoriamo per riuscire a conciliare questa crescita dirompente col tema della sostenibilità. Vi chiedo rapidissimamente un giro veloce come dal vostro punto di vista il tema sostenibilità è recepito dentro le vostre realtà, cosa puntate principalmente a fare in questa chiave. Prego, Nicoletta. Allora, la responsabilità sulla sostenibilità è parte integrante ormai credo di tante organizzazioni, che sicuramente ne fa una parte fondante di sé, quindi non ci sono, come dire, decisioni o strategie di business che possono essere definite senza considerare la sostenibilità come una parte integrante di essa. È una responsabilità grande che ognuno di noi ha e noi sappiamo anche, no, quanto è grande quella che anche i grandi gruppi hanno. Si deve lavorare in modalità diverse, con approcci diversi. IKEA chiaramente lavora anche molto sul supportare e aiutare il cliente, no, nel fare delle scelte che siano sostenibili, quindi anche dall'aiutarlo, no, ognuno nella propria casa, come è possibile risparmiare risorse, ridurre i consumi, utilizzare prodotti fatti anche con materie prime sostenibili. Quando poi si parla proprio di logistica, di supply chain, ci sono moltissime aree in focus. Una sicuramente la circolarità. Per esempio, noi utilizziamo film plastici prodotti nei depositi per produrre articoli dell'assortimento, garantire che l'energia elettrica che venga utilizzata arrivi 100% da foto rinnovabili, il fotovoltaico, chiaramente la conversione a LED, stiamo anche lavorando sul progressivo phase out della plastica monouso nel packaging dell'e-commerce, con obiettivi che poi vanno dalla riduzione del 50% delle emissioni provenienti dagli spostamenti dei nostri co-worker e clienti entro il 2030, quindi è un'ambizione che riguarda noi ma riguarda anche i clienti, e entro il 2025 100% dei veicoli elettrici per le consegne a casa, quindi riguarda chiaramente il come lavoriamo nei depositi, sviluppiamo l'e-commerce e poi come lavoriamo sulla parte della Smile, e poi la grande ambizione entro il 2030 di sviluppare un business che sia completamente circolare. Un minuto a Claudio e un minuto a Arturo sul tema. Claudio, la cose attuali oggi, cosa fa One Express? Allora, noi abbiamo un ufficio dedicato a fare in maniera che le merci che transitano nel nostro circuito siano sempre pieni, quindi i nostri affiliati non fanno mai l'andata a pieno e il ritorno a vuoto o viceversa. Quello che noi vogliamo è che i nostri affiliati siano equilibrati, quindi facciamo di tutto sempre, specialmente per le lunghe tratte, i mezzi sempre pieni. Questo lo stiamo già facendo da tempo e lo andiamo sempre a fare di più, quindi questo è proprio la nostra direttiva. Abbiamo un ufficio che si occupa solo di questo, quindi noi facciamo girare i mezzi sempre pieni, questo è quello che vogliamo, quindi non vogliamo consumare
ambiente, non vogliamo, siamo green, ecco, siamo green. La nostra azienda sta investendo con gli affiliati per mezzi elettrici nelle consegne in città. Noi abbiamo già degli affiliati che stanno consegnando con mezzi elettrici, Firenze, Roma, ecco, già lo stiamo facendo e lo andremo a fare in tutti i centri, così è, così sarà, punto. Grazie. Arturo? Sulla sostenibilità noi abbiamo un progetto molto strutturato, è uno degli 8 pilastri del nostro bilancio sostenibile e uno degli impegni che abbiamo è per il 2022 fare almeno 40% di emissioni, punto. Dopodiché stiamo lavorando molto sui veicoli perché, come diceva Claudio correttamente, vanno riempiti di più, va aumentato il carico, quindi noi dai classici motorini stiamo introducendo dei tricicli che hanno un maggior carico, stiamo introducendo veicoli elettrici nelle città che hanno più carico e questo dà più sicurezza ai nostri driver e dà più volumi e dà meno impatto. Questi i due grandi punti. Sul lab di Bologna, giusto perché è là intorno a casa vostra, lo abbiamo attivato a 75.000 metri quadri, 5.000 metri quadri di pannelli si autosostiene. Quindi diciamo, l'impronta e il cammino che diceva anche Nicoletta è anche da noi condiviso. Siete già carbon neutral. Bene, allora io diciamo il tempo è... un minuto, ci siamo. È arrivato adesso il messaggio, quindi ringrazio tutti voi per la disponibilità, per lo sforzo di sintesi e la completezza. Speriamo di essere riusciti nell'intento. Insomma.